Lina regia, non me ne frega un cazzo, io voglio andare in onda. Regia, perché questa cosa è scandalosa, non me ne frega un cazzo, mandatemi in onda. Ah, siamo già in onda, perfetto. Signori, buongiorno, quest'oggi sono veramente incazzato, sono infuriato e indignato. Lo sapete perché? Lo sapete che cos'è questo, signori? Questa è la lettera di Eolo che mi dice che non posso montare internet. E lo sapete di chi è la colpa? La colpa è di Greta Thunberg, perché per colpa di un montarozzo dove ci sono gli alberi, dove ci sono i fiori, dove c'è Heidi che porta a pascolare le pecore, io non posso montare internet, perché per colpa di questo montarozzo i tecnici non possono montare sul tetto l'antenna, perché ci sta questo montarozzo. E allora gli ho detto ai tecnici, vabbè, non me ne frega un cazzo del montarozzo, io pago e il montarozzo sparisce. E allora mi hanno detto, beh no, non si può fare per l'impatto ambientale, perché se no, a Greta Thunberg, ma baffa. Di Vodafone non mi fanno funzionare internet, signori, perché io navigo a un mega al secondo. Voi mi fate, mi dite voi come cazzo faccio a lavorare così, signori? Mi è morto il computer, quello portatile, ieri mi è morto fisso, signori, questo pezzo di merda mi è morto. Io come faccio a lavorare adesso? Non mi posso nemmeno incazzare, quindi il digipolemico non lo posso fare nemmeno come voglio io, perché sennò qua mi partono tutti i punti, mi schizza tutto il sangue, e questa parete, signori, diventa rossa. Qui c'è, questa qua è la porta del cesso, signori, io devo lavorare vicino al cesso, E adesso, per colpa di Greta Thunberg, non posso nemmeno montare internet. Io dell'impatto ambientale me ne sbatto il cazzo. Greta Thunberg, per quanto mi riguarda, sfanculati. Non hai vinto nemmeno il premio Nobel. Vedi, io, Greta, quanto sono eco-friendly. Ecco, nel senso ecosistema. Perché vedi lì, ho le piantine. Io sono una persona molto ambientalista, signori. Infatti, tengo le luci accese di giorno. Perché se no come faccio a lavorare, Greta? Me lo dici tu? I soldi per pagare l'affitto, me li dai tu? Greta, dimmi, come faccio io a lavorare senza internet, quel montarozzo di merda, con l'erbetta fresca che si mangiano le pecorelle. Le pecore le mangiano? Io come faccio a mangiare? Greta, me lo dici tu? Me lo dici tu, Greta? Quindi, signori, questo appuntamento del TG Polemica può finire qui. Qui, da Faros è tutto. Questo probabilmente, signori, vedete il mio collo com'è snello? Adesso andrò a mangiare sul montarozzo con le pecorelle, perché signori, per colpa di Greta Thunberg non posso montare internet, quindi mi dovrò tenere la connessione di merda di Vodafone, caricherò un video di morte di papa, sto aspettando il computer nuovo che mi sta arrivando da Berlino, quindi Greta, vedi quanto sono ambientalista, invece di prendere la macchina per andare al centro commerciale a comprarmi il computer, me lo sto facendo portare con l'aereo che atterra a Milano, poi da Milano DHL prende il computer, lo porta qui da me, lo lascia un altro corriere che poi me lo porta a casa. Greta, perché le macchine consumano troppo? Porco di quel Cristo!